La beta 2 di iOS 15 sblocca finalmente la funzione SharePlay. Durante una chiamata FaceTime basterà premere la nuova icona qui in alto per avviare una condivisione dello schermo con i vostri interlocutori. Il tutto è ancora molto poco ottimizzato e poco fluido, ma già ci fa capire quelle che sono le potenzialità della funzione, che potrà tornare molto utile per mostrare ai nostri amici cose del nostro iPhone e viceversa anche a distanza. Immaginate ad esempio di dover guidare un parente in difficoltà nella risoluzione di un problema con l'iPhone. In questo modo potrà sfruttare il picture in picture per ridimensionare e spostare la finestra dove e come meglio preferisce e imitare i vostri passaggi in tempo reale guidati dalla vostra voce. SharePlay permette anche la condivisione dello streaming video da determinati servizi. Per il momento l'unico a funzionare correttamente è Apple TV Plus. Una volta avviata l'app e selezionato un contenuto, sarà l'app stessa a suggerirci l'avvio della condivisione, cosa che dovrà essere accettata dall'interlocutore e che, tolto un bug temporaneo legato all'audio, risulta già perfettamente fluida e godibile. Per il momento altre app come Disney Plus, che dovrebbe essere fra le prime a supportare la condivisione, mostra ancora un messaggio di errore legato al copyright e lo stesso discorso vale anche per TikTok che, non essendo ancora ottimizzato, si mostra in modo ancora molto poco fluido nella normale condivisione dello schermo.